Sempre all'alba bisogna svegliarsi per questi video. Essere la migliore e comunque rischiare di fallire. È possibile? Oggi stiamo per volare da Houston fino a Chicago, ma la cosa interessante è che lo stiamo per fare con quella che è considerata essere la migliore compagnia low cost del mondo. La compagnia è la Southwest e vediamo che cosa sta per succedere. È a oggi la più grande, ma rischia di avere molti molti problemi in futuro. Adesso sigla fighissima e poi storia. Iniziamo! No Pietro, vedi che la canzoncella non la tiene. Ah, già, che figura. Per avere la sigla mega figa in questo canale dobbiamo arrivare a 300 iscritti. Quindi vai giù, clicca nel bottoncino subscribe oppure qua, lo vedi in basso a destra nel tuo teleschermo, questo simbolino di YouTube. Appena arriviamo a 300 scatta la sigla mega figa, ma adesso abbiamo la migliore compagnia low cost che rischia il fallimento. E quindi let's jump back into it. ...1965, San Antonio. Siamo in un bar di periferia, c'è un avvocato che sta scarabocchiando un foglicino tipo questo. All'interno ci sta mettendo la grande idea. Che cosa c'è scritto nel foglietto? Esattamente queste tre parole qua. Un triangolo con scritto Dallas, Houston, San Antonio. La grande idea? Creare una compagnia aerea che unisca queste tre città. Allora, fino agli anni 80 c'era una legge federale degli Stati Uniti che prevedeva e imponeva alle compagnie aeree di pagare grandi dazi nel caso si spostassero tra uno stato e l'altro all'interno dell'America. Ma se la tua compagnia aerea volava solamente all'interno di uno stato, non lo so, il Texas, allora ecco che risparmiavi tantissimi soldi di tasse e avresti potuto tagliare fuori la concorrenza grazie ai tuoi prezzi più bassi. L'idea geniale è dell'avvocato Herb Kelleher e quel giorno in quel bar stava nascendo Southwest Airlines. Ma cos'è Southwest? Te immaginati, come volare con Ryanair, i prezzi di Ryanair, ma con una compagnia che, a differenza di quella là, non cerca di fregarti a ogni occasione, di farti pagare ogni molecola di ossigeno che respiri. Un esempio, con Southwest abbiamo appena imbarcato due valigie a testa e le valigie volano gratis, comprese nel biglietto. Ma com'è possibile allora mantenere prezzi bassi, riuscire a offrire questo servizio ed essere concorrenziali? Ecco, la ricetta dell'avvocato Kelleher ha, diciamo, fondamentalmente quattro punti. Primo punto, si vola solo ed esclusivamente in aeroporti secondari, così da poter risparmiare di tasse aeroportuali. Il secondo punto è massimizzare il tempo nel quale un aereo è in servizio, quindi un aereo ti fa fatturare fino a quando sta in aria, che trasporta persone. Ogni secondo che passa a terra è un costo e Southwest ha inventato un sacco di strategie per riuscire a minimizzare i tempi a terra di un aereo, dalla manutenzione alla pulizia, il più ganzo di tutti questi stratagemmi che ha inventato. Con Southwest non c'è il posto assegnato. Questo vuol dire che quando ti imbarchi ti puoi tranquillamente sedere nel primo posto disponibile. Questo trucchettino, che sembra una cavolata, fa risparmiare, provato, di media 10 minuti per ogni imbarco. Te moltiplica 10 minuti per tutti i voli che fanno in un anno e vedi quanto tempo risparmiano. Punto numero 3 della ricetta, Southwest utilizza una e una sola famiglia di aeroplani. Questo per quale motivo? Perché permette di snellire la manutenzione, in quanto gli operatori diventano molto specializzati in quella tipologia di lavoro, e anche permette molto facilmente il cambio di aeromobile e o di pilota a secondo delle varie evenienze. Ricordati questo punto perché ci ritorneremo dopo nella nostra storia. Vediamo il quarto, che è chiaramente il più importante. La parte più importante di questa ricetta per il successo è sicuramente l'ultimo punto, ovvero le persone.
se voli con Southwest non hai grandi comfort materiali, ovvero non esiste una lounge all'interno dell'aeroporto, non esiste la business class, non puoi mangiare all'interno del volo nemmeno pagandolo, non c'è proprio cibo. E quindi se togli tutte queste cose, qual è l'unica cosa che ti rimane? Le persone. E già dall'idea iniziale dell'avvocato Keller è stato: il nostro personale deve creare la differenza. E quindi proprio policy della compagnia è: non prendetevi sul serio, divertitevi e divertite durante il vostro lavoro. E infatti il personale Southwest è famoso per essere il più friendly e il più piacevole col quale, diciamo, trascorrere il viaggio. Prezzi bassi e personale amichevole. Questa strategia ha pagato dei dividendi incredibili alla compagnia, che è partita appunto dall'essere una compagnia statale del Texas ed è diventata nazionale ed è la più grande ad oggi. E quindi te mi dirai: scusami, però nel titolo del video c'è scritto che questa compagnia sta rischiando, cioè finora ci hai parlato solamente di cose positive. Ecco, qua purtroppo entriamo in una parte diversa della storia della compagnia e di una storia anche mondiale, molto 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 recente. Ti ricordi quando ti ho detto: ricordati questo punto, ovvero che Southwest vola solo ed esclusivamente con una famiglia di aeroplani? Ecco, quella famiglia è il Boeing 737. Ci sono due date tristemente molto vicine a noi. La prima è il 29 ottobre 2018, la seconda, a nemmeno 6 mesi di distanza, 10 marzo 2019. In queste due date, rispettivamente, 189 e 157 persone, tra cui 9 italiani, hanno perso la vita in due incidenti aerei identici, causati dallo stesso malfunzionamento nello stesso modello di aereo. Il modello era il Boeing 737 MAX, quello che sulla carta doveva essere il più nuovo, il più efficiente, il più sicuro aereo sul pianeta. La risposta del mondo e di tutte le compagnie aeree a, soprattutto il secondo incidente, è stato quello di bloccare immediatamente l'utilizzo del Boeing 737 MAX, cercando di tutelare chiaramente la sicurezza di tutti. Questo che cosa ha significato per Southwest? Ha voluto dire subito lasciare a terra 50 aerei della propria flotta e, cosa ancora più grave, non saper che cosa fare dei 200 737 MAX che aveva appena ordinato. Si stima che ogni giorno, a causa di questi aerei lasciati a terra, Southwest stia perdendo tra i 150 e i 250 voli. La compagnia ha dovuto cancellare tutti i piani di crescita che aveva per il 2019 e soprattutto per tutto il 2020. In un momento dove il commercio aereo sta esplodendo, per Southwest questo vuol dire lasciare linfa vitale e spazio alla concorrenza che sta crescendo in maniera inesorabile. E te mi dirai: scusa, ma non possono comprare un'altra tipologia di aereo, non possono comprare altri aerei? Ecco, non è così facile, perché ci sono dei contratti in essere e poi soprattutto c'è il fatto che sia Boeing che Airbus sono completamente sold out fino a metà del 2020. Quindi non so, se nel caso ti capitasse di avere una sessantina di aerei in garage, secondo me qui qualcuno interessato lo troviamo, ecco. A parte queste cose, il CEO non nasconde chiaramente la sua preoccupazione, nonostante al momento le azioni Southwest siano abbastanza stabili. È in una situazione come questa, dove Southwest non può, diciamo, basarsi adesso su il numero di voli che può proporre, il numero di connessioni giornaliere. No, l'unica cosa che resta alla compagnia per affrontare questo anno e soprattutto il prossimo sono le proprie persone, che devono differenziare il servizio rispetto a tutta la concorrenza. Ce la faranno ad affrontare questo periodo? Non lo sappiamo, questa è storia in movimento. Per il momento questa è la storia della compagnia fino ad oggi. Fammi sapere se ti è piaciuta, schiaccia un bel like e iscriviti al canale e mi raccomando, fai a mo, no, ovviamente, che ti posso lasciare senza il fatto ganzo? Mettiamoci un attimo a sedere per il fatto ganzo. Ed è questo: negli anni 70 la compagnia lanciò una iniziativa di marketing per fidelizzare ancora di più i propri clienti frequenti. E qual era questa iniziativa? Regalare per ogni prenotazione fatta una bottiglia di whisky, che tra l'altro era grande passione del fondatore, a tutti i passeggeri per ogni prenotazione. Il risultato della campagna marketing, che per quegli anni
Southwest è diventato il distributore di alcolici più grande di tutto il Texas. E quindi, nella speranza di prendere anche noi una bella bottiglia di whisky che effettivamente alle 4:30 della mattina ci sta proprio bene, io ti saluto, ci rivediamo per il prossimo video che saremo a Chicago. Mi raccomando, like e subscribe e soprattutto, fai a modino.